Prova a non... Dicevo. Prova a non sorridere. Ragazzi, l'ultimo episodio vi è piaciuto molto e quindi voglio rifarvelo. Arriviamo a 15.755 mi piace per un prossimo episodio. Prova a non sorridere. Vi ricordo le regole. Una risata equivale a 2 punti in meno. Un sorrisino invece, quindi non deve superare la bocca a questa distanza, vale 1 punto. Chi fa meno punti vince. L'ultima volta ho fatto, mi pare, 26 punti. Oggi cercheremo di fare di meno. Intanto consigliatemi qua sotto nei commenti altri YouTube pup ad andare a vedere insieme altri video divertenti. Andare a vedere insieme. Oggi ragazzi andremo a vedere alcuni video che mi avete consigliato nell'ultimo video. Voglio vedere questa sfida, questa challenge. Riuscirò a vincerla. Cercherò di rimanere impassibile. E minchia riguardi. Cercherò di rimanere impassibile e cercare di fare meno punti dell'altra volta. Giocate insieme a me e vediamo se riuscite a fare meglio o peggio di me. Io direi di partire. È finito il vino in space. Perché l'ultima volta abbiamo visto è finito il vino. E adesso voglio andare a vedere insieme a voi questa YouTube poop che non avevo ancora visto. Stanno parlando di mia moglie? No, mio signore. Sua moglie è una puttana con il culo grosso. Perfetto. Che bella spilla. È più un fermaglio. Che bella spilla. È un fermaglio. È un fermaglio! A proposito, che bella spilla. Fermaglio. Spilla. Fermaglio. Spilla. Fermaglio. Spilla. Fermaglio. Spilla. Possiamo farli fermaglio. Uccidere. Spilla. Tu sei Rob? No. Infilzerò la tua testa su una pinca! Ho lavato lo schermo. Per Dio. Scatarrato sullo schermo. Andiamo avanti. Elmo è molto felice. Sta facendo il verso della trombetta. Fermo. Oh, quante candeline ci sono su questa torta di compleanno? 10. Ci sono 7 candeline. Attento Ned, attento. Allora, calma, calma, mi devo concentrare. Lui è Stannis. Stannis della casa Stannis. Re del Stannis, dei primi Stannis. Signore dei sette Stannis e protettore del re Annis. Lo aveva immaginato. E di quanto denaro dispone il giovanotto? 0. Perché l'aureola? Silenzio! Ma raga, è la puppa più divertente che abbia mai sentito. Non stava parlando. Silenzio! Non dovevo colpirla. La mia amatissima moglie. Va e riempilo. Vino! Principe Oberyn. E l'aria ti presento Tywin Lannister, regina reggente. O dovrei dire ex regina. È un uomo, non può essere una regina. Sorrido sempre, ciao. Giuseppe Sapio. Sorrido sempre, ciao. Vieni con me, ti mostrerà una cosa. È la sua testa. No, ti prego, no! Guarda cosa accade ai trattori. Metterò un trattore dentro di te. Metterà un trattore dentro Sansa. Come potrei chiamarla? Portatrice di tempesta. Terminatrice. Figa, figa pelosa. Mi piace. Noi restiamo dentro i castelli. E loro si spostano di città in città in città in città. Rubano i raccolti, rubano il nostro bestiame, rubano le donne, rubano i castelli, rubano le mura di pietra, rubano Jaime Lannister, rubano le borse. È stato le zingari, sono stati zingari. Rubano i siluri fotonici, rubano il vino, quindi smettetela. No ragazzi, che cos'è questa cosa? Aiuto! Perché c'è Padre Pio che sta arrivando? Padre Pio? Tutta la terra, tremino davanti a lui gli abitanti del mondo. Ma che è? Grazie a tutti per essere riusciti a venire. Per ragioni a noi ignote, quest'uomo ha appena dichiarato guerra da solo alla flotta stellare. Troverete ed eliminerete quel bastardo. Mentre io mangio, bevo, mi diletto a spaccare grani e fare mie le ragazze. Ma che bella fanciulla! Allora, non so quanti punti io abbia fatto in questo round. La prossima è... Non c'è nulla di politico. Però per ora è l'unica meme politica divertente che c'è su internet. È Salvini detesta le... Facciamo un grande applauso a Matteo Salvini! I-ini!
Questa è una bellissima piazza che combatte contro il conformismo e il pannolino. Il pannolino. Io vorrei riuscire a dire vaffanculo tutti i bimbi fino a 2 anni che sfasciano vetrine e lanciano poliziotti. Vedete voi bambini di 2 anni che sfasciano vetrine e lanciano poliziotti? Nel carcere di Bergamo, Antonio Monella, imprenditore Bergamella, che ha ucciso Gargamella per 1200 uova in mese. Dovreste essere su questo palco per vedere quanto sono belle le allodole. Di merda! Perché quest'anno si ricorda uno dei più devastanti genocidi di sempre. Quello dei camionisti, più di 300 milioni di morti per mano delle dentiste. Io sono un uomo pieno di organi. Nella nostra Italia non c'è spazio per gli invalidi veri. Noi mandiamo tutti gli invalidi sulla luna e mi viene dal profondo del culo. Cambiamo poop perché non ce la faccio. Io direi di passare uno YouTube poop che ho già visto, che però non vedo da tanto tempo. E questo, ragazzi, è un video, non un video come gli altri, è un video che in teoria si vede più e più volte, non lo si guarda solo una volta. Ogni volta fa sempre ridere. Questa è una delle YouTube poop più difficili. Vin Diesel, questo è un episodio difficile, ma cercheremo questa volta veramente di rimanere impassibili e cercare di vincere questa sfida. Il tuo amore per la figa ti ha rallentato il cervello. Questa, amico mio, è una miniera. Non è una miniera. È una miniera. Io voglio un pollo! Il signore dei signori. Se non avete visto questo video, guardatelo perché... Cosa vuoi, Gandalf il rimbambito? Lasciami indovinare. La chiave di Hortank? O magari la chiave di Hortank insieme alla chiave di Hortank? Theoden, signore dei cavalli. Signore dei cavalli, dei cavalli. Cos'è la casa di Rohan? Se non una stalla di paglia dove i briganti di paglia bevono paglia. Vieni giù, Saruman! No, scendi! No, ti aiuterò a uscire! No, aiutami! Vieni con me! Col tuo zietto! Fatality! È stato assassinato! Provi lei a telefonare a Richard Benson, no. E provi ad urlare come urlo io. Il mio padrone Benson il Grande vi porge il benvenuto. Noi non veniamo per trattare, noi veniamo per scopare. Ho un pene che mi è stato ordinato di mostrarvi. No! Silenzio! No! Ho un pene che mi è stato ordinato di mostrarvi. Viva Napoli! Basta, preferisco non andare avanti. Non è ancora finita qui perché questa è YouTube poop che mi avete consigliato in tantissimi, che Bear Grylls impara ad affilare i gatti. Questa è stata la più votata nell'ultimo video. Quando lotti contro un gatto impetuoso, devi sfruttare tutto il mondo. Abbiamo un gatto impetuoso intrappolato. Il più grande è il gatto gigante, che può superare i 200 metri. Gatto per pranzo. Ammazza il gatto. T'assicuro che è una delizia. Taglio la testa e poi la affilo. Il gatto impetuoso può essere affilato per costruire un'auto micidiale infiammabile a 8 punte. Ah! È un cazzone bello grosso. Sarà anche un piccolo pene. Ma se un pene come questo comincia a crescere, può avere effetti devastanti. Nel 2008, oltre 100 persone sono rimaste uccise da un pene tropicale. È impossibile. La guardando dritto verso di me. Il pene che sputa può lanciare il veleno fino a 200 metri di distanza. Picchia! Che cos'è? Veleno e velenoso. Meglio farselo arrivare negli occhi. Guardate, quel pollo verde mi ha visto. Morsi da uno di questi comunisti, avreste un giorno di vita. Cercherò di raggiungere la cima di quel mento di roccia. Mio padre diceva sempre: il segreto per sopravvivere qui è morire.
vipere pericolose possono allungare il proprio pene in meno di un secondo. La gente ci inciampa continuamente. Una volta giunto sulla cima potrò farmi un elefante pericoloso. Anche la luna può uccidere. E stanotte c'è una bella luna micidiale. Ha veleno a sufficienza per uccidere tutto il mondo. Cioè ragazzi, chi è questa roba che stiamo guardando insieme? I rinoceronti e i bufali sono estremamente comunisti. Guardate, una tartaruga morta. Un buon indicatore che questa diarrea è buona da bere. Certo, perché se è morta allora... Credo di aver imparato che il Vietnam è un luogo pieno di diarrea. Se il cervello prende fuoco sarà visibile da chilometri. Non so quanto io abbia fatto in questo video. Dovreste vedere qua sotto il mio punteggio. Vedete se voi avete fatto meglio di me o peggio di me. Scrivetelo qua sotto nei commenti. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Mi raccomando, qua sotto nei commenti consigliatemi, come avete fatto nello scorso episodio, qualche altra YouTube poop da andare a vedere, non per forza di No Colditz, ma anche di altri YouTube. Stavolta ho selezionato No Colditz, magari la prossima volta andremo a vedere qualche YouTube poop di qualche altro YouTube. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella per trasformare questo canale in una chiesa. E noi ci vediamo in un prossimo video.